A partire da oggi, 11 marzo, mancano 100 giorni esatti dal primo importante esame della vita di decine di migliaia di studenti che si approcciano alla maturità. Questo è un giorno che tradizionalmente è molto atteso dagli studenti, ma che negli ultimi anni sembra aver perso il suo fascino. Sembra infatti che la metà dei ragazzi non festeggia più quello che storicamente rappresentava uno degli ultimi momenti di svago prima del via alla preparazione finale. In Toscana, tra le idee più gettonate, c'è quella che vede toccare la lucertola a due code, scolpita sul portone della cattedrale a Pisa, o la classica giornata al mare, dove Viareggio la fa da padrona. Questa nuova maturità 2019 fa veramente paura, con tutti i cambiamenti della riforma del MIUR, quindi i 100 giorni alla prima prova sono quest'anno ancora più indispensabili. Se l'esame di Stato si avvicina, è finalmente arrivata l'occasione per festeggiare con tutti gli amici e i compagni di classe i 5 anni trascorsi insieme e dedicarsi al divertimento e allo svago tra riti propiziatori per prendere un bel voto, feste ed eventi organizzati da Scuola Zoo. Viareggio oggi era invasa dai maturanti. La bella giornata di sole ha portato migliaia di ragazzi in spiaggia che hanno scritto con palpitazione il loro sogno, ovvero il voto d'esame. 79, dai. 73. Siamo più bassi, dai. Da dove venite? Liceo Da Vinci, scientifico. Sì, Firenze. 90. Che classe fai? Quinta superiore all'Alberghiero. Dopodiché? Università, scienza dell'alimentazione. Anch'io 90. Tu che cosa fai? Faccio l'artistico. Dopodiché? Spero fisioterapia, sperando in bene. Sei preparata? Devo iniziare a prepararmi per il test d'ammissione, però comunque studierò. Io faccio la quinta dell'alberghiero insieme a lei e dopo penso che lavorerò. Il voto tuo? 90. Venite da dove? Marco Polo, Firenze.